La processione penitenziale dalla chiesa di Sant'Anselmo alla basilica di Santa Sabina all'Aventino, che Papa Francesco ha guidato nel mercoledì delle ceneri, è un preparare il cuore al risveglio della Quaresima. È camminando su questa strada che si trasforma la propria vita, che si va oltre il nostro orticello, ha detto poi nell'omelia, superando in questo modo la cultura del fare, dell'utile, una cultura che esclude Dio. È sulle penetranti parole di Gioele, laceratevi il cuore e non le vesti, che il Papa si sofferma. La Quaresima ci chiama a riscuoterci, a ricordarci che noi siamo creature, semplicemente che noi non siamo Dio. Quando io guardo nel piccolo ambiente quotidiano alcune lotte di potere per spazi, io penso, ma questa gente gioca a Dio creatore. Ancora non se ne sono accorti che non sono Dio. Il cammino verso la Pasqua, lo rivela il Vangelo, è fatto di croce e rinuncia. Ed il Papa ha offerto una riflessione proprio sugli elementi fondanti di questo itinerario: preghiera, digiuno e l'elemosina. Dinanzi a tante ferite che ci fanno male e che ci potrebbero indurire il cuore, noi siamo chiamati a tuffarci nel mare della preghiera, che è il mare dell'amore sconfinato di Dio, per gustare la sua tenerezza. Digiunare, aggiunto il Papa, ci aiuta ad allenare il cuore all'essenzialità e alla condivisione, ma ha senso se intacca la nostra sicurezza, se ci aiuta a coltivare lo stile del buon samaritano. È la scelta di una vita sobria che non spreca e che non scarta. Infine l'elemosina, la gratuità, che non fa parte della vita quotidiana dove tutto si vende e si compra. L'elemosina ci aiuta a vivere la gratuità del dono, che è libertà dall'ossessione del possesso, dalla paura di perdere quello che si ha, dalla tristezza di chi non vuole condividere con gli altri il proprio benessere. La Quaresima viene dunque a risvegliarci, a scuoterci, tornando a Dio che è sempre fedele e pronto a perdonare. Ed è in quel chinare il capo e offrire la propria fragilità che inizia il cammino di redenzione verso la Pasqua, nell'accettare di essere polvere, di essere peccatori, pronti a cambiare per sempre il nostro cuore.